arriva il mio dubbio, tocca. Sua madre l'aveva un giappetto, era ancora una con un dito, portava
sarà una manifestazione il 2 luglio per dire no alla legge bavaglio. Non lo permetteremo, non staremo zitti e fermi. Vogliamo esprimere il nostro punto di vista, vogliamo concludere. La crisi della nostra regione, della nostra provincia, indicano una strada pericolosa per quanto ci riguarda, una strada che tende ad essere sopra la media nazionale per la disoccupazione, sopra la media nazionale per gli investimenti, al di sotto di qualsiasi idea di modello di sviluppo sul nostro territorio. Che non tocca le rendite finanziarie, che non colpisce i redditi più alti, ma penalizza. Che l'Italia, tra silenzi e superficialità, ha imboccato la strada del declino. Era forse necessaria la crisi della Grecia per far dire al nostro ministro dell'economia che lavoriamo tre giorni ogni 2-3 mesi, una gran presa per il sedere, scusate il termine. Dunque, la manovra che sta facendo questo governo non ci appartiene, è lontana da noi. Ci hanno detto di tirare la cinghia, ma non ci sono più buchi nelle nostre cinghie. Siamo arrivati al nostro. E volevo anche dirvi che le priorità loro non sono le nostre. Perché dopo ricade anche su voi genitori. Perché se i bambini stanno meno ore a scuola, dopo i genitori devono pagare qualcuno che se li guarda. E ricade comunque sulle donne, perché il settore della scuola è un settore molto femminile. Noi siamo precari, io personalmente sono precaria da 10 anni, ma c'è gente che è precaria da molto di più. E ci sono una crisi che arrivava e si annunciava devastante, dal tentare di avanzare proposte a un governo per sederci, discutere per come fronteggiarla, dal tentare ancora di richiamare tutti, a partire da CISL e UIL, alla necessità di fare fronte comune in un momento in cui la Buriana stava per arrivare e occorreva difendere intanto il pezzo più debole di questo paese, intendeva difendere il lavoro su questo e tutti quanti quelli che sul lavoro vivono.